Buongiorno a tutti, ben ritrovati con i nostri appuntamenti dei webinar organizzati dalla SUPS, dell'Associazione di Project Management del Ticino. Il webinar di oggi è il lavoro progettizzato e avremo come nostro relatore per la prima volta Mario Salano, un esperto di Project Management, membro anche del Project Management Institute, e poi lui comunque lascio lui la parola per presentarsi. Vi ricordo anche quale sarà il nostro prossimo webinar, chi potesse interessare, è BIM 2020, la digitalizzazione delle costruzioni della Svizzera italiana, che avrà luogo domani sempre alle 12:30. Vi ricordo anche che alla fine il relatore dà la possibilità comunque di rispondere alle vostre eventuali domande, di conseguenza io abiliterò il microfono a tutti, microfono che sarà comunque spento per voi, però potete abilitarlo in modo tale da poter interloquire direttamente con il relatore. A questo punto io cedo direttamente la parola a Mario Salano e auguro a tutti voi un buon ascolto, probabilmente non ci sentiremo alla fine, di conseguenza vi auguro anche un buon proseguimento di giornata e a risentirci alle nostre prossime edizioni dei webinar della SUPS dell'Associazione. Buon ascolto a tutti e buon lavoro a Mario. Grazie e buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Io sono Mario Salano, ho la bellezza, ho solo 70 anni e oggi vi parlerò del fatto che il lavoro oggi è sempre più per progetti. Non ci sono più attività continuative. Proprio pochi secondi su di me, io ho fatto prima l'imprenditore per 10 anni e poi ho ceduto l'azienda e mi sono messo a fare dirigente nel campo dell'automazione industriale. Come imprenditore invece producevo trasformatori di distribuzione, quelli in olio che vedete, che si vedono attaccati ai pali della luce, diciamo. Poi da qualche anno mi sono specializzato nel project management e in qualche altra attività. In particolare sono attivo nel campo del Northern Italy Chapter e in qualche altra attività anche leggermente diversa da project manager e qualcosa di tecnico. Comunque, basta parlare di me. Oggi parliamo del lavoro progettizzato. Che è il titolo di un libro scritto dal sottoscritto con l'amico Luca Rezzani, che mi ha introdotto tra l'altro a PMA Ticino, mi conosce bene. Il lavoro progettizzato e si riferisce al fatto che fino a, diciamo, 20-30 anni fa il lavoro aveva delle grosse componenti di continuità. Io sono andato a lavorare in un'azienda nell'83 che produceva 500.000 motori da lavatrice l'anno del gruppo Philips. E quella è un'attività continuativa, quindi non aveva niente a che fare con i progetti. Tanto per fare un esempio, se si fosse deciso di passare da 500.000 a 700.000 motori l'anno, quello sarebbe stato un progetto per cui bisognava cambiare impianti, attrezzature, cose di questo genere. Andando avanti, ci vuole il project management. Perché? Perché il lavoro è sempre più progettizzato, cioè si lavora sempre più per attività che possono essere brevi o lunghe o anche lunghissime, ma che hanno un inizio e una fine, hanno una complessità e devono basarsi su risorse definite. Queste sono le tre definizioni fondamentali di progetto. Ripeto, temporaneità, complessità, si fanno progetti per cose molto semplici, e risorse definite che sono, lo vedremo poi nella presentazione, che sono essenzialmente, che sono i tempi, i costi e le risorse. Nella presentazione di oggi parlerò spesso di novità, di innovazione,
e adotto una tecnica nuova, sono sicuro non l'avrò inventata io, ma per me è nuova, di uso delle slide. Per cui le slide dispari fino alla numero 22 di oggi sono le slide classiche che illustrano in pochi concetti, con immagini, soprattutto con poche frasi, quello che si vuol dire e la parte fondamentale di quello che si vuole dichiarare. Le slide pari invece non le mostrerò, ci passerò molto velocemente, costituiscono una specie di riassunto, per cui poi con la distribuzione delle slide, chi volesse approfondire sulle slide in numero pari, che sono discorsive, dettagliate, c'è un piccolissimo riassunto di quello che è stato detto nella corrispondente slide dispari. A me piace questo perché così forse magari diciamo, evita di prendere troppi appunti agli interessati perché poi le cose le trovano nelle cosiddette slide pari. Per cominciare, diciamo che oggi, quindi adesso parte il webinar vero e proprio, e oggi com'è il mondo oggi, soprattutto il mondo economico? E non sta tanto bene perché eravamo già in una situazione di economia un po' stentorea in tante parti del mondo, anche in Italia, e c'è la globalizzazione con tutti i suoi aspetti che soprattutto senza dare un giudizio su quella che è la globalizzazione, però globalizzazione è qualcosa che mette in crisi la competizione, le aziende, il fatto che certi paesi abbiano dei costi strutturali estremamente bassi, diciamo che scardina un po' la competizione classica, in cui tutti se giocano una partita, tutti giocano con lo stesso numero di giocatori, con le stesse caratteristiche. C'è il grande problema dell'ambiente, che forse, secondo molti, è stato lasciato deteriorare troppo e quindi bisogna stare attenti, farci qualcosa. Ci sono stati gli accordi di Parigi, ci sono molte proiezioni verso i prossimi anni, con scadenze tipo il 2030, 2050, 2100, in cui si pensa che se non facciamo determinate cose, noi come esseri umani, le cose possono molto molto peggiorare sia per la nostra salute, per la nostra incolumità, ma anche per l'economia. C'è tanta disoccupazione, c'è tanta diseguaglianza nel mondo. Ma tutte queste cose che c'erano già da inizio dell'anno si è aggiunta la pandemia e quindi il mondo non sta bene in questo momento. Per fortuna c'è un qualche cosa, c'è una piccola luce in fondo al tunnel, per adesso è piccola ancora, che bisogna saperla sfruttare bene. Sono le nuove tecnologie. Mai come in questo periodo sono sorte, sono presentate nuove tecnologie. Ma alla fine le scorreremo velocemente, mi sembra che di averne messe 14 o 15 o 16, non mi ricordo quante, potevo metterne anche di più. Nuove tecnologie, tutte abbastanza, come si suol dire in inglese, disruptive, dirompenti, cioè non con innovazioni incrementali, ma con innovazioni veramente forti, che non hanno niente a che fare con la situazione precedente. Molte di esse sono quindi dirompente. Quindi dicevo, il mondo è abbastanza in crisi, è abbastanza in difficoltà, direi che abbastanza, forse un termine gentile, è molto in difficoltà. Siamo molto in crisi oggi, anche con l'aggiunta di questa pandemia. Ci sono in fondo al tunnel queste tecnologie. Cosa ne facciamo?
non sono facili da gestire, anche perché sono nuove, incerte, complesse, quindi bisogna gestire. Se le sappiamo gestire, possiamo passare, come dice il concetto della project economy, dall'idea, il fatto che c'è questa bellissima idea, inventata e data science, c'è questa bellissima idea di avere tanti dati e di poterli analizzare, e se siamo capaci di gestirle, queste tecnologie, possiamo trasformarle in qualcosa di pratico, in qualcosa che serve alla nostra, vorrei dire, crescita. In questo momento direi quasi alla nostra sopravvivenza, ma sopravvivenza è già un importante step verso la crescita. Quindi queste tecnologie dobbiamo gestirle. Per gestirle ci sono le tecniche di project management, siccome parliamo di qualcosa di nuovo, di qualcosa di terribilmente spesso incerto nei requisiti, anche il project management, pur rimanendo validissimo nei suoi aspetti fondamentali, nella sua cultura e nella sua mentalità di deliverables e di puntare dritti allo scopo, il project management va aggiornato. Sono delle tecniche in corso, già delle discipline, delle sottodiscipline in corso, e le vedremo abbastanza velocemente per dare un quadro di come il project management può tanto aiutare anche in questo nuovo scenario. Questa è la prima slide, pari, che praticamente racconta quello che ho appena detto. Oggi, stavo dicendo, ci sono le idee. Vedete a sinistra il fatto che finalmente che qualcuno salta in testa, grazie anche a delle tecniche, oppure grazie a un'immaginazione pura, salta in testa una nuova idea. Uno si mette a trabocchiarla su un foglietto o a fare qualcosa per avviarla, questa nuova idea, dopodiché si avvia per portarla a realizzazione. Per portarla alla realizzazione, inevitabilmente deve fare un percorso che si chiama Death Valley. La vera Death Valley sta in California, come illustrato nella slide. Ma la Death Valley è il percorso che ogni, diciamo, project manager col suo team deve percorrere per arrivare a una realizzazione, per arrivare a qualcosa di fruibile, per arrivare a qualcosa che può far crescere, che serve, che porta valore. La Death Valley, il nome è un po' macabro perché parla di morte, spesso può far morire i progetti. Infatti la conclusione del percorso della Death Valley è duplice. Vedete in basso a destra, porta alla morte del progetto, alla morte dell'idea, o porta a un primo schizzo che è quello che noi chiamiamo concept, che vuol dire che il progetto sta prendendo forma, vuol dire che c'è qualcosa che veramente fa capire come si possa procedere, ci sono gli elementi concreti per cui si possa procedere. In alto a destra c'è lo schizzo di Leonardo da Vinci, che aveva ipotizzato la famosa bicicletta. Così, come notizia, grosso modo Leonardo da Vinci l'ha schizzata proprio attorno all'anno 1500. E poi la bicicletta è stata inventata, mi ricordo, cioè a fine 1700, quindi 2 secoli e rotti dopo, o ai primi del 1800, da un tedesco di cui non ricordo il nome, per cui è potuta passare dalla prototipazione, dal cosiddetto proof of concept, quindi non più solo un concept, ma un proof of concept, quindi un qualcosa che ha provato anche
la validità di quel concept, e l'ha realizzata e si è passati alla produzione. Quindi dallo schizzo di Leonardo del 1500 si è passati addirittura 2 secoli e rotti dopo alla produzione, alla fruibilità. Quante idee sono morte? Potrei dirne una dei nostri tempi, direi morta o mezza morta. Tutti si aspettavano tanto dei famosi Google Glasses, i smart glasses intelligenti, eccetera, eccetera. Non hanno assolutamente avuto successo e quindi direi che quell'idea purtroppo è morta. Magari rinasceranno in una forma diversa, in una forma aggiornata o con delle condizioni, potrebbero anche rinascere uguali identici con delle condizioni al contorno esterno decisamente superiori. Questa è la slide pari che racconta un pochettino quello che ho detto. E questa dice come è fatto il mondo. Il mondo oggi, il mondo soprattutto economico, di chi vuol produrre, di chi vuol creare, di chi vuol realizzare, è cosiddetto VUCA. VUCA è l'acronimo di 4 parole qui elencate. Vuol dire, la prima lettera vuol dire volatile, vuol dire che i requisiti cambiano spesso, cambiano per tanti motivi, perché siamo in un mondo fatto così, in cui si ha difficoltà nei progetti innovativi a identificare bene quali sono i requisiti. Se io devo costruire una casa, i requisiti potranno essere leggermente cambianti, cambievoli, non so come si dice. Ma una casa, sempre una casa, che avrà delle fondamenta, un tetto, degli appartamenti, eccetera. Una tecnologia nuova, invece, non è ancora inquadrata e i requisiti cambiano. Il mondo è incerto, vuol dire che questi requisiti, oltre a cambiare, sono difficilissimi da definire, cioè non sono spesso ben definiti. La specifica, detta anche nel linguaggio del PMBOK, Scope of Work, che è la base di ogni progetto, è molto, molto, molto difficile da scrivere al giorno d'oggi, perché è difficile identificare quelli che sono tutti i requisiti. Quindi c'è tanta incertezza. Il mondo, forse questa è la caratteristica più challenging, più difficile da superare, da verificare, è complex. La maggior parte delle tecnologie, delle nuove sfide, dei progetti innovativi è la complessità. Si va verso requisiti spesso molto dematerializzati, si va siamo completamente dominati in senso positivo dal software. Quindi scrivere del software che funziona non è assolutamente facile. Ma quindi gestire cose dematerializzate normalmente è più difficile di quelle non dematerializzate, sì, di quelle materializzate. E infine siamo un mondo anche ambiguo che ci fa degli scherzetti. I requisiti non solo non sono chiari, non sono definiti, non solo cambiano, ma sono anche poco chiari. Quando li definiamo, sono poco, poco chiari. Quindi, in questo modo difficile da gestire, dobbiamo arrangiarci perché il mondo è in crisi, perché ci sono le nuove tecnologie che sono l'unica ancora di salvezza, ma per poterne usufruire, e anche in tempi brevi dobbiamo gestirle in questo ambiente. Esiste quindi nei progetti di tipo innovativo che ci possono aiutare, addirittura salvare in una situazione mondiale difficile, è stato
inventato un modello che si chiama Innovation Funnel, che vuol dire imbuto dell'innovazione. Le idee normalmente vengono dalle vendite. E sono tante, spesso le idee sono tante, vedete nella parte sinistra, che ci sono un sacco di idee degne di essere esaminate. Come dicevo, qui non me l'ha presentata, le idee devono attraversare la valle della morte, arrivano a un concept qui non rappresentato, finché poi si fa una prova. Il concept funziona. Se il concept funziona, si può passare alla costruzione, che non è detto che debba essere una costruzione di serie, di grande serie, come era una volta, che poi si arriva a creare valore. A destra ci sono le monete che rappresentano il valore. Diciamo che la Valle della Morte, che poi vedremo meglio qui non rappresentata, è attraversata da due tipi di persone. Quelli del marketing e i progettisti. Quelli del marketing sono quelli che da un'idea devono cercare di passare alla vendita, al creare valore. I progettisti, i poveretti, sono quelli che da un'idea devono cercare di farla funzionare. Quindi sono due settori un po' diversi. L'idea per il progettista finisce il suo lavoro quando funziona. Il signore del marketing non si accontenta che l'idea funzioni, quella è una condizione sufficiente, ma deve anche fare in modo che l'idea sia fruibile, che dall'idea si possa, quindi per esempio l'esempio di Google Glasses dimostra che l'idea li hanno realizzati e funziona, ma non hanno avuto ecco, ho detto che avrei parlato meglio della Valle della Morte, in cui prima del concept esiste questa Valle della Morte. È alla base di tutto, cioè, di tutto lo sviluppo. E normalmente lo sviluppo è rappresentato dalla curva, diciamo dal punto di vista qualitativo, rappresentata nella slide. Per cui esiste sull'asse verticale un impegno organizzativo per andare avanti, un impegno organizzativo che nelle prime fasi, ho detto sull'asse verticale c'è l'impegno, sull'asse orizzontale diciamo c'è il tempo, i vari passi del ciclo di vita, e all'inizio c'è un certo entusiasmo, le cose procedono abbastanza finché poi si entra nella vera e propria valle della morte, in cui si incontrano difficoltà di tutti i tipi. Le cose non funzionano, l'ambiente non è recettivo, e si rischia di arrivare in basso fino alla morte. Se si supera quel percorso che arriva alle difficoltà più estreme, si comincia a crescere e si può rifinire il prototipo o fare una demo finché si arriva al cosiddetto proof of concept, che se positivo porta alla prova che il prototipo funziona. Funziona e da lì si può rifinire. Tra le grosse difficoltà, in un mondo, come dicevo prima, VUCA e in un mondo quindi complesso, ci sono le normative. Un prototipo può funzionare, può realizzare. Funzionare cosa vuol dire? Vuol dire realizza la funzione per cui è stato pensato, ma deve obbedire anche a certe normative. Oggi normative le abbiamo in tutti i campi, ne abbiamo tante, 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 giustamente, si possono migliorare dal punto di vista schematico, eccetera. Abbiamo normative nel campo
della compatibilità elettromagnetica, dell'ambiente, di tante tante cose, perché occorre anche in un mondo così complesso non disturbarci l'un l'altro e anche non disturbare le cose, quindi non solo non disturbare le persone, ma non disturbare gli oggetti l'un l'altro. A questo punto, descritta la Valle della Morte, sperando di non essere finiti sottoterra, se il progetto va avanti e anche durante nella Valle della Morte, a che cosa dobbiamo pensare? Qual è la risorsa più importante a cui dobbiamo pensare? Sono le persone. Le persone che nel mondo nuovo in cui siamo, che forse è appena nato, non abbiamo tanto tempo di pensare che si evolva in tempi lunghi, le persone sono la risorsa fondamentale. Non basta la competenza, è necessaria, assolutamente necessaria, ma non sufficiente. Oggi ci avviamo verso un mondo robotizzato e spesso cobotizzato, cioè ci sono i robot che collaborano con loro. E questo è un passo cruciale, perché non possiamo rifiutarci di collaborare con i robot, dobbiamo ancora una volta gestirli, usarli. Le organizzazioni, e qui arriviamo al punto cruciale, le organizzazioni devono essere sempre più, direi, per progetti e non per funzioni. Un'organizzazione per progetti è molto più snella, molto più orientata ai risultati, al valore. E quindi spesso anche in aziende piccole è consigliabile avere un organo che si chiama PMO, Project Management Office. Nelle aziende grandi è assolutamente necessario, ma nelle aziende piccole basta che ci sia la casella, che vuol dire che fa pensare alla gente che c'è qualcuno, anche una sola persona, che si occupa dell'andamento dei progetti, che verifica come vanno, che li monitora, che li studia, che dà dei suggerimenti su come intervenire, anche nelle aziende piccole. Può essere una persona sola e magari addirittura una persona a tempo, nel senso che non dedica tutto il suo tempo a fare il PMO, se l'azienda è molto piccola. Però il concetto in questo mondo VUCA, volatile, ambiguo, complesso soprattutto, e incerto, ci vuole la casella del PMO. Quanto poi sia grossa questa casella è un altro discorso, deve essere adattata alle condizioni dell'azienda, ma io dico che assolutamente ci vuole. Oggi il project manager non è più nei progetti innovativi, non è più il project manager classico, perché deve, a seconda delle condizioni in cui si trova, deve occuparsi di caratteristiche, di problemi diversi. Che possono essere o tutti focalizzati, sono state identificate 6 categorie di queste problematiche diverse su cui il nuovo project manager dei progetti innovativi deve orientarsi. Per esempio, la prima cosa deve orientarsi al cambiamento, a capire e ad aggiornare il cambiamento. Deve orientarsi sulla crescita. In certe aziende c'è bisogno di crescere e basta. Deve occuparsi in certe aziende dell'assestamento, ossia di far aderire l'organizzazione aziendale a certe nuove strutture, a certi nuovi prodotti, a certe novità. Deve oppure anche occuparsi di riequilibrio.
oppure di innovazione, la cosa più importante ai nostri giorni, e a volte dell'occupante anche di emergenza. Il caso tristissimo della pandemia è il caso tipico dell'emergenza. E secondo me ci sarebbe bisogno di tanti project manager con competenze, ma non dico solo di essere solo dei medici, ma dei medici manager che fossero in grado di capire bene l'emergenza. In parte ci sono, ma la cosa non è strutturata. Quindi il mondo VUCA oggi affronta il cambiamento. Guardate, guardo a che punto siamo, quei tempi, passata mezz'ora, abbiamo ancora circa un quarto d'ora. Mi piace questa frase del signor Niccolò Machiavelli, che dice già alcuni secoli fa, per me Machiavelli è stato un grande per capire alcuni aspetti organizzativi, e questa dice, racconta come non c'è una cosa più scusate, mi sono fatto vedere, sei visibile agli altri, non c'è una cosa più difficile da trattare, neanche più con più difficoltà, neanche più pericolosa, che inserire, introdurre l'oblio. Perché chi porta la novità spesso, proprio dal punto di vista umano, porta fastidio. Il tran tran tradizionale è più gradito della novità. E quindi cambiare qualcosa oggi più che mai necessario nel mondo di VUCA, descritto all'inizio, nel mondo globalizzato, complesso, eccetera, a cui si è aggiunta la pandemia, questo mondo qui, bisogna passare attraverso la curva del cambiamento. Questa curva del cambiamento è organizzato su due assi. Come al solito, l'asse orizzontale è quello del tempo, l'asse verticale è quello che rappresenta il concetto della curva, quindi il livello di adesione. Nella curva del cambiamento quasi sempre è identificato un momento iniziale di negazione. Persone a qualsiasi livello, anche a livello culturale, professionale elevato, tendono a negare fin dall'inizio la novità. E magari qualche volta c'è ragione, perché però la tendenza è quella. Poi tendono, e qui direi che hanno in generale meno ragione, che se la novità è stata implementata, sta per essere implementata, bisognerebbe tutti collaborare. C'è la fase cosiddetta di resistenza. Fanno opposizione. Arriva poi normalmente la fase di rassegnazione e poi si comincia la salita per introdurre la novità. La curva del cambiamento vede poi una fase di accettazione che passa sempre di più dalla rassegnazione alla positiva implementazione finché c'è l'integrazione. Questa curva del cambiamento esiste sempre, in termini più o meno marcati, in condizione, però esiste sempre. E quindi chi vuole introdurre il cambiamento deve tenerne conto. Cosa deve fare? Deve soprattutto, chi vuole introdurre dei cambiamenti, ne è convinto, pensa di fare il bene della propria azienda e della società, deve soprattutto informare. La cosa peggiore è quando uno si vede un paradosso, una novità e non è informato. E poi deve aiutare, chiaramente bisogna aiutare nell'introduzione del cambiamento. Scusate, qualche problema con le slide.
Per un secondo. Abbiate pazienza, piccolo incidente tecnologico. Non so cosa stia succedendo, scusatemi. Ecco qua, forse ci siamo. Spero che vediate tutti quello che sto proiettando. Scusate ancora. Stiamo quindi parlando di project management per l'innovazione. Vogliamo il mondo in difficoltà, quindi qualcosa bisogna fare. Mi viene in mente una famosa frase di Einstein, non riportata qui, dice: non si può sperare di ottenere cambiamenti se si fanno le cose sempre le stesse. Però quindi avevo messo altre due frasi. L'anima di un grande dell'umanità, un po' più vecchio di Einstein, molti secoli prima, Aristotele disse: l'anima non pensa mai senza un'immagine. Quindi il project manager ha bisogno di un'immagine. Immagine che può essere anche virtuale, che non deve assolutamente essere solo uno schizzo, però ci vuole un punto di partenza. E poi Einstein ha detto: se non sai spiegare semplicemente non l'hai capito, e vi assicuro che proprio a livello personale questo l'ho verificato tante volte. Credevo di avere capito, mi è successo tante volte, credevo di aver inquadrato un concetto e mi sono accorto che, siccome non lo sapevo spiegare bene, e ho realizzato che non l'avevo capito bene. Quindi se si vuole capire una cosa, bisognerebbe provare sempre a spiegare. Ok?
Quindi bisogna sapersi adattare. Il project management ha delle constraint, dei vincoli al contorno che sono immutabili, che sono quelli di rispettare i tempi, i costi e il cosiddetto scope. Scope, mi dà fastidio dire scope, ma ambito non mi piace. Mi piace più dire lo scope è tutto quello, sapete benissimo, è tutto quello che c'è da fare in un progetto. Questi sono i tre constraints immutabili di ogni progetto, nel project management tradizionale e in quello innovativo. Ma bisogna aggiornarsi, il mondo cambia, il mondo è VUCA, eccetera eccetera, l'ho già detto 2 o 3 volte, il mondo cambia pesantemente e siamo in crisi, quindi il project management nei progetti innovativi si sta strutturando attorno a 3 categorie di chiamiamole sottodiscipline, che sono la abbastanza nota Agile, la Lean Methodology e la Design Thinking, che forse è la più nuova. Dico subito che non è che non c'è scritto da nessuna parte, non occorre da nessuna parte dire beh, io adotto l'Agile, io adotto il Lean, io adotto il Design Thinking. Ogni progetto fa storia a sé. Una delle caratteristiche fondamentali della definizione del progetto, come ho detto prima, è l'unicità. Ogni progetto non si ripete mai, quello è la storia del passato, fare cose ripetitive. Adesso si fanno cose sempre nuove, quindi ogni progetto nella sua unicità ha benissimo la possibilità di incorporare idee e tecniche dell'Agile, del Lean e del Design Thinking. E siamo di nuovo bloccati sulla slide. E non capisco perché di nuovo. C'è qualcosa forse relativo alla banda passante. Agile che strano. Ci permette. Ecco, queste ve le posso illustrare anche così, in attesa che il mio computer decida di svegliarsi o la banda passante decida di svegliarsi. L'Agile, vi posso raccontare che cos'è l'Agile, cos'è il Lean, cos'è il Design Thinking. L'Agile vuol dire fare tempestivamente le cose. Agile viene dal latino agere, quindi Agile non è tanto connesso al concetto di agilità, ma al concetto di fare le cose e di farle in maniera tempestiva. Si basa il più a 7-8 discipline che nel frattempo si sono affermate e diciamo che la più che si è affermata, la più importante di tutte è la cosiddetta Scrum. È stato verificato da una statistica, non so quanto sia valida, ma penso che a livello di concetto, non certo di numero, sia validissima, che più del 50% di coloro che hanno adottato la disciplina Agile ha adottato la disciplina Scrum. Lo Scrum è basato essenzialmente sull'iteratività, quindi mentre nei progetti tradizionali, nel project management tradizionale, si passava da uno step, da una fase a un'altra, e non si cominciava la fase successiva finché non era finita la precedente, qui si fanno le iterazioni, nello Scrum si fanno le iterazioni, si fa e soprattutto la cosa fondamentale dello Scrum è che queste iterazioni non sono fini a se stesse, non è che uno lavora un pochettino, poi ricomincia da capo, eccetera, sono finalizzate a consegnare, quindi
ramo, infatti si applica soprattutto sul software, sono finalizzate a consegnare qualcosa al cliente. Io per esempio ho lavorato molto nel campo della degli azionamenti, dei controlli per la robotica, e abbiamo, anche se non conoscevamo lo Scrum negli anni inizio degli anni 2000, anche se non conoscevamo lo Scrum, abbiamo operato esattamente così, nel senso che realizzavamo un software per il controllo e anche un hardware per il controllo di un robot, di un cliente, di un grosso cliente i robot industriali, il più grande in Italia, uno dei più grandi al mondo, e il cliente lo usava questo software, usava l'hardware e il software, e oltre a darci il suo feedback importantissimo, aveva la possibilità di provare qualcosa già dalla sua struttura meccanica del robot. Questo è importantissimo. Quindi la terminologia, lo Scrum nell'ambito della disciplina agile, questo concetto fondamentale, iteratività, ma soprattutto iteratività finalizzata a dare un pezzo al cliente. Lean, la Lean Product Management è diciamo derivato dalla Lean Methodology, quindi dalla Lean, dalla disciplina Lean per la produzione, che si basa essenzialmente su tre categorie di, e si basa essenzialmente sull'eliminazione degli sprechi. Scusate solo un secondo e vedo se riesco a muovere. Eccomi, ma che porca miseria, scusate, come dice un noto professore, uffa. La terza tecnologia, la terza sottodisciplina del project manager per progetti innovativi è il design thinking. È decisamente la parte più, quindi il Lean si rivolge soprattutto, scusate, non ho finito il discorso, all'eliminazione degli sprechi. Design thinking si basa soprattutto sulla creatività, quindi su cinque steps, che sono la definizione di un'idea, la ricerca su quell'idea, l'integrazione, l'interrogarsi su quell'idea, la definizione pratica dell'idea e poi la realizzazione del prototipo. Thinking si candida a essere presto la principale tecnologia, la principale sottodisciplina relativa alle nuove possibilità di gestire il project manager. Non riesco a portare avanti le slide, scusatemi, però praticamente il webinar è finito. Troverete nelle slide l'elenco delle tecnologie che si sono presentate sul mercato per innovare il mondo e che rappresentano, come dicevo all'inizio, la nostra speranza. Quello di cui c'è bisogno è tanta creatività,
strutturata opportunamente. Le tecnologie vanno dall'internet delle cose, ai big data, ai digital twins, molto, molto utili i gemelli digitali nella realizzazione di prototipi, perché grazie ai gemelli digitali si possono realizzare le cose in maniera senza costruirle e quindi verificarle. Poi c'è ovviamente tutto il campo dell'intelligenza artificiale. Troverete nelle slide un elenco di 10, 12, 14 mi pare di queste tecnologie, con una tabella che illustra come da una parte si possa, una tabella in cui nella parte sinistra c'è scritto come vengono affrontate il project management classico, e nella parte destra invece di come i classici steps del project management classico vengono diciamo affrontati secondo approcci innovativi legati all'agile, al lean, al design thinking, soprattutto relativamente alle tecnologie di industria 4.0. Scusate per l'incidente sulla slide che non ne vogliono sapere di sbloccarsi. Per adesso ho finito, se volete fare delle domande sono qui. Mi sentite? Nessuna domanda? Vi ricordo che tutti potete intervenire facendo domande, facendo clic sul vostro microfono, in modo tale che vi venga abilitato. Posso aggiungere che quanto ho raccontato è riassunto nel libro Lavoro progettizzato, scritto insieme all'amico Luca Rezzani, è un libretto abbastanza breve in cui abbiamo cercato di dire queste cose, di dire che il mondo è complesso, il mondo è in difficoltà e veramente quando abbiamo cominciato a scrivere la pandemia era ai primi accenni nella traduzione inglese che dovrebbe uscire da un giorno all'altro, abbiamo messo anche un accenno nella prefazione alla nuova situazione mondiale determinata dalla pandemia. Antonio, mi senti? Sì, una domanda ce l'avrei. Prego, chi sei? Sono Nuccio, Pierfranco Nuccio, ingegnere. Dimmi. Sì, dimmi. Sì, anch'io, sì, io ho frequentato il MIP, sono un MIPino, quindi avevo affrontato il project management molto bene tanti anni fa. La mia domanda è questa, cioè il classico PM è un po' basato poi come strumenti sulla VBS, sul PERT, Gantt, tutti questi strumenti, no? Il nuovo project management, oltre a questi strumenti che rimangono, credo, inalterati, perché almeno io li utilizzo perché sono indispensabili, specialmente per progetti di una certa levatura, una certa importanza. Certo. Ecco, con il nuovo project management, ha introdotto queste tecniche, lo Scrum praticamente, certamente. Quali sono? Cioè, voglio dire, come entrano questi i tradizionali nel nuovo project management? Ecco, diciamola un po' così.
quali sono più rilevanti? No, io capisco il testing, l'iterattività, è tutto valido, certo. Però ecco, ero curioso un po' di capire questo. Cioè, ma avere prima un altro, per un aspetto. Grazie. Per prima cosa, dunque, anzitutto bisogna dire che lo Scrum si riferisce soprattutto agli sviluppi software. Poi ci sono un sacco di esperti che dicono che si può, come si dice, estendere anche ad altri tipi di progetti. Io qui sarei un pochino più cauto, probabilmente sì, ma non ne vedo così tanti che non siano terribilmente incentrati su. Ora, direi che lo strumento che più tende a, non dico scomparire, ma a rimpicciolirsi, a ridursi, eccetera, è proprio il classico Gantt, nel senso che con un approccio iterativo, non dà il tempo di, o al massimo nel Gantt ci si mette iterazione 1, iterazione 2, iterazione 3 e basta. Però è un qualche cosa molto più, diciamo, incentrato sul day by day, proprio su quello che succede ogni giorno, nel senso che una modifica software può essere fatta in un giorno, addirittura in poche ore, consegnata a un cliente senza quella pianificazione. Certo, però il Gantt, ecco, potrei dire questo, il Gantt diventa più un oggetto di monitorizzazione per capire a che punto si è, che non di pianificazione. Ecco, a meno importante come pianificazione, perché in uno sviluppo software è estremamente difficile pianificare cosa si farà oggi, cosa si farà domani o si farà dopodomani, mentre serve per monitorare, per dire insomma sì, abbiamo fatto questo, il cliente è quasi contento, il cliente è ancora più contento, ah, finalmente il cliente si è dato l'approvazione di questa parte di software. Non so se ho risposto, però sì, grazie. All'aspetto della domanda. No, ma certamente è più il design thinking, è più alla fine un discorso di mindset, di modalità di vedere e di intraprendere proprio l'innovazione, il processo di innovazione. Esatto, direi che il design thinking è questo, faccio una considerazione, nel senso che il project management è sempre quello, cioè voglio dire, sono sempre tempi, costi e risorse, cioè voglio dire, non è che si possa scappare da questo, poi con tutto il suo modo di concept. Infatti l'ho messo nella slide in cui mi sono bloccato, non capisco, sono arrabbiatissimo perché mi si sia bloccato il corso delle slide, porca miseria, non so se è colpa mia o se è colpa del sistema generale, ma non ho fatto assolutamente niente e poi internamente ci sono bloccato, ma ce n'era più pochissime, le forse vedrete. Se uno non entra nella modalità di visualizzazione o di ma fino a quel momento era andato tutto bene, funzionava, infatti dovrebbe funzionare, e poi appunto improvvisamente faccio prendere avanti e non va più avanti. Prima poi si è spostato, quindi non so. Comunque vedrete che le slide ne mancavano molto poche, erano proprio quelle conclusive, per fortuna il sistema mi ha permesso di arrivare alla fine e poi c'era l'elenco delle tecnologie che avrei illustrato così a fondo, ma serve proprio come elenco, poteva essere anche una tabella sola, ho fatto tante tabelle, una per tecnologia, facendo vedere quelle che potrebbero essere le differenze tra un project management classico e un project management aggiornato. Ripeto che dico non un project management nuovo, ma un project management aggiornato. E quello che è importante è proprio questo slide. I constraints sono immutabili, tempo, budget e scopo. No, ma mi è piaciuto il discorso della valle della morte, cioè io lo conoscevo più come il muro delle idee, il wall of ideas, ma questo della valle della morte è proprio vero, è un qualcosa proprio che deriva dal ciclo di vita e dal modo di affrontare i progetti. Sì. Io l'ho vissuto,
Io la Valle della Morte l'ho vissuta tante volte proprio come progettista, no? Meno come project manager, ma come progettista. Proprio che dicevo, ma porca miseria, non funziona. E perché non funziona? Non si sa. No. Grazie allora. Grazie a lei, grazie a te, grazie a te e a voi tutti. Anzi, questo mi ha fatto venire, che Valle della Morte è un argomento che mi appassiona, sì, sì. E quindi poi proporrò magari verso dicembre un qualche cosa, un altro step, proprio solo sulla Valle della Morte. Certo, ok, certo, certo. Possiamo salutare allora. Grazie. Grazie, buon appetito. Grazie, altrettanto.